Sentiamo la presentazione del capitolo con una sola ala, a quella di Caterina Rassera. Sono un po' commossa. grazie. Sì, perché questo libro, io inizialmente non volevo venire qua perché mi ricorda periodi molto dolorosi per me. Quindi non volevo accettare, perché sapevo benissimo che avrei sofferto. Però lo devo ringraziare, perché attraverso la lettura di questo libro ho ripercorso i 50 anni della mia vita, dove io mi sono ritrovata in un'immagine, perché è vero, quello che lui ha subito da bambino è stato terribile, in parte l'ho vissuto anch'io. Quindi capisco perfettamente quello che lui ha sofferto, quello che gli hanno fatto i mostri, quando lui parla dei mostri grandi, perché sono sempre gli adulti che fanno male ai bambini. Difficilmente un bambino fa del male a un altro, al massimo si può dare un calcio o uno schiaffo, ma difficilmente fa quello che può fare una persona grande. Quindi questo grande dolore dei mostri che lui racconta, dei ciclopi che tu citi nel tuo libro, che sono terribili, dove tu puoi andare a rifugiare sotto questa panchina, che a mio avviso le panchine sono come una casa, dove molte persone si siedono e si raccontano la propria vita, la propria storia. Perché quando ci sediamo nelle panchine non ce ne rendiamo conto, ma spesso noi ci isoliamo dal mondo e raccontiamo tutto quello che ci succede alla persona che ci sta a fianco. E questa panchina è dove lui racconta, dove lui si infilava sotto a protezione, era una casa. Era una casa che in quel momento gli dava coraggio, dove, come diceva Antonino, guardava la luna. E in questo frangente di tempo lui era riparato da quello che poteva capitarle fuori da questa panchina. Quindi ha trovato, diciamo, nella natura dove potersi rifugiare, perché non avendo una propria casa dove potersi rifugiare, ripararsi dal dolore che gli veniva inflitto, se andava per le vie del paese, giustamente c'erano le persone che l'hanno isolato e quindi l'avrebbero additato, come ha citato giustamente Antonino e anche gli altri relatori. L'unico punto e luogo sicuro era proprio quello di andare immerso nella natura. La natura non fa male, anzi ci protegge, ci accoglie. Quindi a volte ci dà anche, come dire, la gioia di poter rinascere, come quando viene seminato un seme e alla fine in primavera risorge, germoglia. E questo è quello che succedeva a lui ogni qualvolta si voleva salvare da questa situazione che riscontrava nella sua casa. Però qui c'è un ruolo importante che io ho riscontrato, il ruolo della mamma. Per ognuno di voi la mamma è una cosa molto importante, soprattutto quando si vive in una famiglia zoppa, come la chiamo io, dove non c'è la figura paterna. Quindi la mamma assume un doppio ruolo, quello della mamma e quello del papà. Io ho un ricordo di questo, perché io, ad esempio, nella mia infanzia non ricordo mio padre che mi abbia accompagnato a scuola. E non avere questa figura paterna è una cosa che tu te la porti appresso per tutta la vita, perché tu ti rifugi sempre da tua madre. Tua madre svolge il ruolo di mamma, di sorella, e di tutto, di nonna e quant'altro, è quello che ti accudisce, quello che ti protegge. Sono sempre donne quelle che alla fine proteggono i figli, è vero, i mariti sono importanti, ma l'amore che può dare una mamma, un papà non potrà mai compierlo a 360 gradi. In questo caso la mamma ha avuto un ruolo immenso, grandioso. Difatti in questo libro si parla sempre di donne, si parla della mamma, ma ha avuto anche altre donne che gli hanno dato tantissimo amore, l'hanno aiutato, l'hanno instradato, vedete? Perciò in ogni percorso che lui ha fatto c'era sempre una stella, una donna che l'ha comunque protetto. È vero che ti hanno spezzato le ali, una te l'hanno rotta, però hai avuto altre ali che ti hanno protetto e sono le ali di queste tre donne che gli hanno fatto comunque da mamma, l'hanno protetto e l'hanno amato. Vedete, noi donne siamo grandiose, perché a fronte di situazioni così dolorose spesso tiriamo fuori il meglio di noi, pur non sapendo, per aiutare il prossimo. È vero che alcuni ti hanno fatto del male, però alcuni pure ti hanno aiutato. E tu da questo dolore ne hai tratto un grande vantaggio,
perché ti ha fortificato e ti ha aperto la strada più bella che tu potessi percorrere, e quella di arrivare appunto al Padre nostro. Molti di noi non ci arriveranno mai, io compresa, perché continuo a navigare ancora, ad annaspare, per tu hai trovato la tua strada, e quindi, voglio dire, è stato un percorso spirituale molto bello che ti ha gratificato e ti ha fatto rinascere. Questa è una cosa molto bella. E ti voglio dire, infine, perché non voglio rubarti molto tempo, che le tue ali, come tu dici, la tua ala spezzata, che oggi sei anziano, sei vecchio, e vuoi scrivere i tuoi versi appunto su quest'ala che tu non hai più. Invece non è vero. Guarda quante persone sono qui, sono tutte ali per te, che ti aiuteranno nel percorso della tua vita.